Siamo giunti alla terza edizione della Notte dei Bambini, un grande successo, anche quest'anno ci tenevamo a mettere i bambini protagonisti di questa serata. La Notte dei Bambini vede la combinazione di diversi elementi, lo sport, il divertimento, ma anche la solidarietà. Sul lungomare avremo diverse associazioni sportive che faranno proprio sperimentare ai bambini lo sport, si esibiranno diverse associazioni sportive, tra cui ricordiamo anche la Libertas con il saggio della ginnastica artistica alle 21:15. Lungo il viale Carducci invece abbiamo l'importante collaborazione dell'Istituto Fadi Bruno, con il quale abbiamo sostenuto il progetto Una scuola per Atma con Nino Fizza. I bambini insieme alle maestre e ai genitori hanno organizzato un mercatino e una pesca di beneficenza. Tutto il ricavato andrà a sostegno di una scuola per Atma, questa scuola in Siria. Non vi aggiungo altro perché i bambini si sono divertiti a creare oggetti legati all'ambiente anche con dei materiali di riciclo, quindi vi invito veramente a partecipare e a contribuire concretamente a questo mercatino. È importante anche ricordare la ludoteca, quest'anno sarà a Villa Valentina. Oltre ai consueti giochi in scatola abbiamo organizzato anche delle sfide con i giochi di un tempo, i giochi tradizionali, ci saranno anche dei piccoli premi. Inoltre non possiamo dimenticare l'importanza di tutte le associazioni, in particolare anche dell'associazione Chiaroscuro, che farà sperimentare ai bambini la bellezza dell'arte del mosaico. Quindi continuiamo a colorare il nostro lungomare, il muretto, e direttamente i bambini potranno provare a creare questo mosaico. Anche l'anno scorso avevamo fatto l'angolo dei bambini in prossimità della Piazza dell'Unificazione, lungomare, avevamo creato questo angolo dedicato a loro.